questa foto che vedete qua, questa foto sta diventando un caso certamente italiano, ne ha parlato il presidente Mattarella, ma anche internazionale. Sì, la federazione ha preso le sue iniziative, così come la procura. È la foto di Anna Frank, che tutti sapete chi è, con la maglietta della Roma. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha accettato il nostro invito. Grazie presidente. Questa foto è una foto tremenda, perché è un utilizzo di una ragazza morta in un campo di concentramento associata alla maglia della Roma. Lei come si spiega che si arrivi a questi livelli di odio nei confronti dell'avversario, non il nemico? Ma posso eccepire su questo, perché ci sono delle foto addirittura di Anna Frank con la maglia della Lazio, che io abbiamo trovato, e questo indipendentemente poi dalla gravità del fatto. E quindi io non darei questo, come dire, questa enfatizzazione, diciamo così, di valore o di odio nei confronti dell'avversario. Io direi che viceversa c'è, innanzitutto, soprattutto nei giorni, bisogna vedere adesso chi è stato il materiale esecutore di questa. Ma chi è stato? Cioè, hanno dicono già... che ci sono diverse persone, però tutti di età, alcuni minorenni e altri, diciamo, ventenni. Quindi già questo dà una connotazione di un certo tipo, perché noi non dobbiamo dimenticare che viviamo in una società dove non ci sono più punti di riferimento. Ci tengo questo a chiarirlo, perché... Ma non sono riconducibili a qualche gruppo organizzato di tifosi che perché, lei... Perché se poi arriviamo sì. a questa logica. Sì. In passato, io 30 anni fa, il giovane, c'aveva la figura dell'insegnante elementare, che probabilmente veniva chiamato maestro, che era un punto di riferimento e addirittura che lavorava in sinergia con la famiglia. Io ricordo che i genitori andavano dal maestro e dicevano: gli vieni perché non capisce queste cose, eccetera. Usciva dalla scuola e andava all'oratorio. E c'era un'altra formazione, una formazione spirituale, dove c'era la capacità di interrelazionarsi con gli altri, rispetto, perché c'era il gioco nell'oratorio, del calcio normalmente, e c'era la capacità appunto del rispetto dell'avversario, del merito. A 16 anni poi si approcciava alla politica, dove al di là delle ideologie c'era comunque un rispetto delle gerarchie e di una finalità che aveva un valore collettivo. Oggi tutto questo non esiste più. I giovani sono tutti... non hanno più la capacità di esprimere sentimenti, pathos, la capacità di interrelazionarsi con la gente, che stanno su un computer, su un telefonino. E quello che Kant chiamava fenomeno, faceva la distinzione tra il fenomeno e il noumeno. Oggi siamo tutti legati all'aspetto fenomenico, da far apparire, e non al noumeno, che è il substrato. La mancanza del substrato che cosa comporta? Comporta che le persone, per esistere, per cogliersi come elemento esistente, devono fare delle cose. Si aggregano nelle logiche dei branchi, la logica del branco. E quindi ricorderete i sassi dal cavalcavia, che per una persona normale che ha un minimo di raziocinio è impensabile. Però perché facevano questi gesti? Perché in quel momento dimostravano dimostrare al branco che sono... Allora, però presidente, rispetto al sasso, qui c'è un'organizzazione. Allora, qui, no, ma non è... Non date questa conoscenza all'organizzazione. Lo sa perché? Perché? Perché io gliela confuto con questo aspetto. Vada. Mercoledì scorso, sì, la tifoseria della Lazio ha emesso un comunicato dove diceva, questo comunicato, non è un appello della società, non è un appello della UEFA, è un ordine. Non bisogna fare cori razzisti, esposizioni di cose, c'è quant'altro. Quelli che dovrebbero essere i capi di questa organizzazione, come la definisce. E noi abbiamo ricevuto il plauso delle autorità francesi per il comportamento composto di queste persone. La mattina della partita sono andati a deporre dei fiori laddove è successo purtroppo l'eccidio dell'ISIS. Quindi non posso pensare che il giovedì fanno un comunicato e la domenica si assume una posizione completamente diversa dalla realtà, come a livello organico. Poi, come si suol dire, singoli, scemi c'è stato dappertutto,
Cioè, se lei gira per strada, trova anche qualche matto, a Berlusconi hanno tirato una statuetta in coso, a quell'altro l'hanno accoltellato. Cioè, voglio dire, gli scemi ci stanno per Greta. Tutto. Presidente, sulla pagina Facebook della Curva Nord Lazio, che ha 75.000 like, quindi tanti like, appena successo il caso della foto di Anna Franco, la maglia, ha scritto questo post. Rimaniamo stupiti da questo clamore mediatico. Esistono altri casi che meriterebbero le aperture dei TG e ampie pagine di giornali. Non ci dissociamo da ciò che non abbiamo fatto, ci meravigliamo che queste che vengono considerate offese, insulti o chissà che altro, quando però arrivano nei nostri confronti non scandalizzino nessuno. Mi faccio aggiungere una cosa, è una cosa vecchia perché è del 2006, la leggo perché, la cronaca, gliela leggo perché la cronaca, Lazio-Livorno. Sì. Stesso forno, sì. In quel caso eravate voi stati attaccati da uno striscione ignobile, perché questo è altrettanto ignobile. Allora, questo striscione, le dico, secondo me, torno a ripetere, ne parlo io che penso che sono stato il precursore di certi comportamenti nei confronti della tifoseria. Sì. Io sono 13 anni che faccio il presidente e ho assunto una posizione durissima nei confronti di coloro che infrangevano le norme. Siamo arrivati agli arresti, alle condanne a 4 anni e 8 mesi, ai sequestri, a quant'altro. E quindi io non devo fare, non sto facendo la difesa della tifoseria. Io sono abituato, domenica scorsa c'era la parabola del Vangelo, siccome sono un cristiano e va in chiesa, e diceva, i farisei dicevano, perché bisogna dire che noi siamo una società di farisei, sepolchi imbiancati, pieni di ogni putridudine. Allora che cosa faceva? Dice questo, ma deve pagare? Sì, questo che c'è sta l'effigie di Cesare, dare a Cesare quello di Cesare. Allora, che ci siano comportamenti che sono contro le regole, l'abbiamo detto, lo abbiamo combattuti, vanno repressi duramente con qualsiasi mezzo a disposizione di carattere legale, con condanne esemplari, con azioni esemplari. Poi c'è la prevenzione, la società Lazio ha messo in campo da 13 anni una serie di azioni volte a prevenire certi fenomeni e a reprimerli attraverso un'azione nelle scuole per, ricorderete che nelle Olimpiadi si fermavano le guerre perché erano una manifestazione sportiva che stava al di sopra di qualsiasi cosa, perché si predicavano e si promulgavano valori dello sport che sono il superamento di steccati di carattere sociale, culturale, razziale, economico. Lei è andato in sinagoga adesso le do tutta la spiegazione, perché altrimenti si è messo da in sinagoga perché mi dovevo giustificare. No, è tutto l'opposto. Vede, date chiavi di lettura che non corrispondono alla domanda, realtà. È una allora, domanda. Allora io dico, se mi fa finire così capisce. Prego. Qual è la logica. La logica quindi qual è? È che quindi la Lazio ha messo in campo tutta questa serie di azioni. Non a caso ci sono dei documenti che parlano. Abbiamo fatto una serie di manifestazioni in tempi non sospetti. Abbiamo fatto la prima maglietta contro il terrorismo, se ricorderà. La maglietta contro il razzismo, non razzismo. La maglietta a favore del giubileo perché predichiamo i valori cristiani. La maglietta contro la mafia. Anzi, qualcuno mi ha pure scepito che era pure pericoloso farla. Cioè, alcune cose che dimostrano il nostro totale distacco e guerra nei confronti di chi infrange le regole e di chi infrange soprattutto una morale. Il valore dell'essere umano. E chiudo. E io dico che in una condizione di questo genere noi non possiamo soltanto criminalizzare, perché altrimenti se andiamo nella società, in qualsiasi ambiente, in qualsiasi comunità, esistono le persone poco serie, ma l'importante è che non siano la stragrande maggioranza, perché se sono episodi sparuti significa che non fanno parte del sentire comune, perché questo è l'importante. Allora qual è il discorso? Noi dobbiamo educare soprattutto i giovani, proprio per quei motivi che dicevo, anzi che non hanno più riferimenti, e io non a caso ho lanciato l'idea, a spese della Lazio, di organizzare ogni anno 200 ragazzi tifosi giovani e portarli a Auschwitz per fargli capire che cosa significa Auschwitz, perché non si possono dimenticare certi episodi,
Non si può scherzare su certe situazioni. Certo. Perché rappresentano il... Presidente, l'ultima domanda perché il tempo corre. Allora lei mi deve spiegare. Sì. Posto che è condivisibile quello che dice, tutte le sue magliette che sono per tabulas, perché le abbiamo viste, le chiedo, e allora secondo lei perché tutto questo clamore per quello che ma è avvenuto? Vede, purtroppo i processi di strumentalizzazione esistono dappertutto. Io dico questo e mi pongo un interrogativo di questa natura. Non penso che la città di Roma è avulsa da comportamenti, come dire, antisemiti o ci sono scritte offensive, ci sono decisioni, ma certo. Nessuno l'ha mai enfatizzato. Il calcio purtroppo ha, questo non significa che si devono giustificare, no, tutt'altro, bisogna condannarle, reprimere e evitare che ciò accada. Il calcio? Il calcio proprio perché ha un grande potere mediatico e una grande capacità di coinvolgere moltitudini di persone, diventa cassa di risonanza in senso negativo di alcuni comportamenti. Okay. Invece io la vorrei, ricorderete che io parlavo di calcio didascalico e moralizzatore, cioè il calcio invece deve essere utilizzato proprio per questi motivi, deve essere utilizzato in senso positivo, promuovere una serie di azioni. Non a caso io dicevo sempre che un calciatore che deve venire a Lazio se ha tre prerogative: potenzialità atletica agonistica, moralità e compatibilità economica finanziaria. E tutto questo allora, casino perché allora nasce noi cerchiamo sulla Lazio. Di educare anche, e voglio dire, no, cerco il posto, la Lazio non c'entra nulla e volevo dire questo. E proprio perché noi vogliamo educare, non solo allenare il fisico e allenare la mente, ma nutrirne lo spirito. Noi il sabato officiamo la messa a Formello, cerchiamo le persone che non hanno una certa addirittura, un certo rispetto delle regole, ma soprattutto una certa impostazione morale, noi non possono far parte della nostra famiglia. Va bene. Perché vogliamo che i giocatori siano campioni non solo sul campo, ma nella vita come punto di riferimento soprattutto per i giovani. Giovani che oggi, dal punto di vista sociologico, hanno, come lo dicevo prima, una carenza obiettiva che non giustifica i loro comportamenti, ma non c'è nessuno che li educa a comportamenti diversi. C'è un accanimento nei confronti della Lazio? Non sono stato chiaro, le voglio chiedere. Io dico soltanto una cosa, che la Lazio in questo momento si trova in una condizione favorevole, perché ha raggiunto dei risultati economici come da anni molto positivi, ha dimostrato, ottenuto dei risultati, sta ottenendo risultati sportivi, mi auguro che proseguano, e nello stesso tempo si era creato un clima più sereno nell'ambiente, perché lei non ha visto più esporre considerazioni, striscioni, atteggiamenti di un certo tipo. Probabilmente questo può, come dire, creare da parte degli stessi tifosi o di chi per essi alcuni processi, alcune inserie volte a destabilizzare l'ambiente e a strumentalizzare alcune situazioni per poter, come dire, creare condizioni di non favore a fuori dalla. Beh, ma questa è una cosa forte che dice Presidente, perché lei ha fatto stamattina le scuse, ha detto che... No, io stamattina non ho fatto nessuna scusa, io non sono andato alla... La testimonianza? No, scusate, perché non si confondono le iniziative. Vada. Io sono andato alla moschea a deporre una corona bianco-celeste alla presenza della alla sinagoga, perdonate perché stavo... Ma no, ma c'ha ragione, stavo, perché stavo parlando alla sinagoga... Ah. No, basta che non si confonde con la Roma, eh? No, la Roma. Allora, alla sinagoga, sono andato alla sinagoga a deporre una corona, ma non perché dovessi giustificare un comportamento di qualcuno o soprattutto della società, che sicuramente in questo momento è parte lesa e sta subendo chiaramente un linciaggio non dovuto, ma per testimoniare attraverso un gesto di affetto sentito, non solo personale, ma dei rappresentanti della squadra e della stragrandissima maggioranza dei tifosi. Quando lei leggeva quello, io ho avuto tante invece testimonianze di attestati di solidarietà da parte dei tifosi della Lazio, che mi hanno ringraziato per aver dato questa testimonianza, anche perché la Lazio era una delle poche società che aveva giocatori, le ricordo, di Veroli, oggi c'è Spizzino, giocatori chiaramente di origine, che proprio sono israeliani. Sono stato il primo italiano che ha acquisito un giocatore Golasa, ricorderete, che poi, ahimè, questo lo dico oggi, ex post, che poi gli ho dato un permesso per andare in Israele e non è più tornato. Questo è stato talmente bene che... Allora, probabilmente, voglio dire, allora voglio far capire questo, per fare i rapporti tra me e i rappresentanti del mondo, diciamo così, della comunità, e soprattutto a livello sia governativo, con i vari ambasciatori, è sempre stato cordiale, di grande rispetto, grande considerazione,
di grande come dire, disponibilità a trovare le soluzioni, tant'è che mi è stato detto, ma la società per carità si è sempre fatto delle cose, dobbiamo fare di più. Io ho pensato, domani innanzitutto metteremo una maglietta con l'immagine di Anna Franca, no all'antisemitismo, questo per testimoniare ancora una volta, ma non per giustificarsi, per ribadire ancora una volta, perché io ritengo che tante volte alcuni gesti, le persone che li compiono non sanno neanche la portata di che cosa stanno parlando. Io voglio che questi vengano chiaramente ad Auschwitz per fargli capire l'importanza e il valore dell'essere umano, della dignità umana, che in quelle condizioni è stata conculcata e che non può essere cancellata. Grazie Presidente, grazie. Grazie. È ancorato nonostante questa giornata lunga, grazie Presidente. Grazie. Bocca al lupo, pubblicità.